Salve, da come avete visto dalla miniatura sapete già di cosa andiamo a trattare. Poi si legge anche qua sulla scatola: ora entriamo in casa e andiamo a spacchettare questo prodotto. Ok? Intanto voi cuccatevi la sigla. Ora apriamo il pacco, lo buttiamo giù, ho abbassato un po' la telecamera. Più che io faccio un televisore. Allora, qui sono le sue spugne di protezione e qui c'è il pannello solare, altre spugne di protezione, altra spugna. Tanto dico che la confezione è fatta bene, già con tutte le sue protezioni in polistirolo e anche con confezionate bene con il pluribor. Allora, cioè, si apre e dai, c'è la busta con la garanzia e più il manuale di istruzioni. E qua c'è un pezzo forte, ha il suo bel peso, Qua c'è la borsa, dove sono contenuti i cavi. Allora, il pannello solare. Sono i suoi piedini, per l'inclinazione. Ah, sono qua! Ora vi fermo e provo a appoggiarlo in terra. Ci sono da staccare le clip qua dei piedini e ti dà anche le varie altezze. Adesso lo mettiamo a 45 gradi. Penso che sia questo, 45. Uno, due. Se mi vedete qua nella sua busta c'è l'attacco per collegarlo probabilmente alla power station. Questo è quanto. È fatto molto molto bene, la Bluetti poi per questo non sbaglia. C'è le sue clip che quando lo chiude rimane chiuso, i suoi bottoni a scatto, diciamo così. E ora lo proveremo in questi giorni. Perché arrivo, eccomi qua. Tanto dovrebbe arrivarmi verso la fine del mese anche la power station della Bluetti, che faremo una recensione anche di quella. Quando dovete chiuderlo basta schiacciare le clip e una. E una, due. Arrivando a una conclusione, quando richiudete i piedini c'è il suo incastro, così non si possono più muovere. Adesso vado ad incastrare anche quell'altro e anche quello in mezzo là. Torniamo a chiudere le sue clip. Uno
e 1-2. Allora, leggevo le istruzioni, va bene che sono le figure, sono abbastanza intuitive. Qua, essendoci, mi ha detto la moglie, deve essere più allegro e più spiccio. I suoi cavi, positivo e negativo, mi farei un aperitivo. C'è il connettore che dai pannelli solari, c'è questo connettore, e poi spero che quando mi arrivi la Power Station dalla Bluetti ci siano dentro i cavi, che dalla Bluetti puoi collegarti con i cavi al pannello, e da lì dopo con la Bluetti puoi caricare tutto quello che vuoi, cellulari, phone, perché c'è anche la 220, eccetera. Qua ci sono le varie inclinazioni da 35, 45 e 55 gradi a seconda dov'è il sole. Se no, se c'è il sole a picco, te lo sdrai in terra e lui ti prende tutto il sole che vuoi. Allora, cosa mi dice qua? Dopo lo andrò a tradurre, perché io mastico l'inglese come masticare delle noci americane. Niente, è abbastanza semplice da comprendere, non c'è niente qua. Ci sarà da inquadrare il quad coat per quanto riguarda la garanzia, e ora lo testeremo. Aspetta che mi arrivi la Power Station, la Bluetti, e per cominciare a testarlo, ok? Le sensazioni qui a, cioè le sensazioni a pelle, che è un ottimo prodotto, la marca, la Bluetti, e non c'è nulla da dire, e sono contento di aver fatto questo acquisto. Quanto l'ho pagato? Quello forse ve lo scriverò quando monto il video, perché adesso c'ho il prezzo lì sul cellulare, e il cellulare lo sto usando per registrare, fino che non mi arriva l'Action Cam, la Insta360 Ace Pro. Ok? Concludendo, se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e tutte quelle cose lì che ormai sapete a memoria. Questo video probabilmente lo pubblicherò, di questa recensione, domenica alle ore 12:15, e la prossima settimana, martedì, mercoledì, pubblicherò un altro video e farò la recensione di prodotti che ho acquistato su Amazon. In pratica sono tutti accessori che riguardano la Insta360 Ace Pro. Ok? Bene, io non ho nient'altro da dirvi, sono le 11, aspettate, sono le 23:32 del 24 luglio 2024. Ora torniamo a mettere questa nella scatola, io vi saluto, grazie di essere rimasti fino a questo punto, un ciao a tutti, un bacio a tutti, sigla finale. Ma ciao. Mettiamo via le sue cose, adesso ve la faccio partire la sigla finale. No, perché vi faccio vedere anche che è bello tirare fuori le cose e recensirle. Qua c'ho il cavetto che in teoria non so, ve lo saprò dire cosa serve questo cavo. Va bene, adesso basta, ciao, sigla, stavolta sigla veramente. Fermiamo il tutto, bello e brutto.
bello recensire, eh? Ma è anche una bella rottura di balle mettere via le cose, tu. Qua, così. Andiamo a mettere anche il suo. No. Aspettati, eh. Toglierlo su tutti da facile, a metterli. Bene, su scatola sta. State fermo che teppituro. È entrato nella sua scatola come un pisolo nel suo baciolo. Va. Oh, viene anche caldo. Ciao.